Tutte le storie che ascoltiamo delle donne sono state 100% violentate, non c'è nessuna che scappa a quella nel passaggio dalla Libia. Tutte le persone che dopo un po' si aprono con noi cominciano a raccontare perché sentono che è un posto dove si sentono al suo agio e possono tirare fuori queste storie drammatiche che vivono. Diciamo, quello che è drammatico pure per noi è sapere che quel sistema di violenza che si è organizzato in Libia viene pagato con tanti fondi europei e dell'Italia. Allora, questa è la nostra richiesta, no? Veramente finire con questo finanziamento, finire con il finanziamento della Guardia Costiera Libica, che abbiamo visto documentato tutte le violazioni ai diritti umani che succedono lì, e possiamo creare canali sicuri, legali per arrivare senza essere esposti a queste situazioni limiti. I caffisti sono a contare soldi in Libia, no? In questa lotta contro gli scafisti. Il sistema creato ha molto beneficiato i scafisti, perché prima le persone passavano da Libia una volta e andavano verso il nord, adesso le persone con questa Guardia Costiera Libica sono riportate in Libia e una sola persona deve pagare 2, 3, 5 volte. Abbiamo sentito persone che hanno provato questa attraversata 9 volte, allora 9 volte che hanno pagato un scafista. Diciamo, questo sistema, al contrario di quello che si pensa, sta beneficiando più loro. Quanto costa una traversata? Bueno, si parla diverse cifre, da 1.000 a 2.500 euro. Addirittura? Sì, sì. Dipende molto dalla nazionalità, diversi fattori. Anche l'età, quanto, immagino? Sì, diciamo, penso che sia la maniera di trattare, ma in situazione limite. Abbiamo sentito tante volte che chiamano alle sue famiglie mentre che stanno maltrattando alle persone, ovviamente con la urla del figlio.